Presidente, avete commissionato questo studio al CERVED, uno studio che conferma come ci siano alcuni settori nella nostra regione in grande difficoltà, quelli della ristorazione e anche quelli del turismo. Ma guarda, lo studio è stato fatto per analizzare un quadro generale dell'economia. Da qui si evince chiaramente che il settore della ristorazione è quello più colpito, ma ne eravamo coscienti, ce l'ha confermato. Sul settore turismo, io qui sarei un pochino più cauto nel senso generale, perché in quei pochi mesi che l'estate scorsa c'è stata la possibilità di lavorare, abbiamo visto un incremento delle presenze in Abruzzo rilevante. Io credo che dobbiamo cogliere anche la cosa positiva, che se questo incremento i nostri operatori turistici sono stati capaci a valorizzarlo, credo che l'anno prossimo ne avremo ancora maggiore. E per cui io sul turismo abruzzese non sarei così negativo, anzi spero di essere positivo. Gli investimenti, qui va fatto un discorso serio. I soldi vanno investiti, non regalati. Se si investono in infrastrutture, tutto sommato, noi miglioriamo tutti i settori di attività. Quello di cui abbiamo bisogno, di sicuro, investimenti sulle infrastrutture.